Salve a tutti e benvenuti a questa nostra nuova puntata della rubrica Salus. Qui siamo sempre qui ospiti presso la casa di cura Salus di Battipaglia. Vi vado subito a presentare il mio nuovo ospite, l'infermiere Dario Visconti, Buonasera Cora, buonasera a tutti. che fa parte dell'equipe del PIC Team che fa riferimento al reparto di bariatria tenuto dal dottor Ugo Bardi. Oggi in compagnia Dario Visconti parleremo, insomma, cercherà di spiegarci un po' questi che sono gli accessi venosi. Spesso, insomma, si sente parlare. Ci può spiegare un po' in realtà che cosa sono? Certo. Gli accessi venosi sono dispositivi che consentono un collegamento tra la superficie cutanea e il distretto venoso. Negli ultimi anni hanno attraversato notevoli sviluppi, tant'è che oggi si sente parlare di cosiddetti accessi mini-invasivi ecoguidati, che consentono di avere un accesso venoso al paziente in maniera sicura e con i massimi risultati ottenibili senza creare traumi allo stesso. Nel dettaglio consentono, in base alla loro durata, che può essere media o breve termine, e in base alla terapia, come una chemioterapia, una riduzione parenterale totale, farmaci con alta osmolarità, un accesso venoso duraturo e funzionale. Da chi può essere quindi impiantato questo accesso, insomma, venoso? È presente nella nostra struttura già da diversi anni un gruppo PIC Team di cui ho l'onore di far parte, che grazie ai requisiti specifici certificati, nonché da un'adeguata pratica, garantisce ai pazienti un accesso venoso nelle prime 24 ore e non solo, anche per i successivi 365 giorni all'anno. Questo ci fa comprendere che tali dispositivi, secondo la nostra filosofia, vengono presi in alta considerazione per situazioni d'urgenza e verso pazienti critici con uno stato venoso assente. Come si classificano? Come possiamo, insomma, classificarli questi impianti, quindi? Possiamo classificarli in due grandi gruppi, PIC e Midline. Entrambi vengono inseriti tramite procedura ecoguidata all'interno del terzo medio del braccio, dove il cateterino va a finire in una grande vena, cosiddetta vena centrale, nel caso del PIC, oppure in vene periferiche come la succlavia ascellare per quanto riguarda i midline. Anche per dare un'informazione, insomma, a chi ci ascolta, siamo in tempo di Covid, lo sappiamo, questa pandemia ci ha un po' bloccato. Qui, presso la casa di cura Salus, c'è un'attività ambulatoriale in tal senso? Certamente, nella nostra struttura è presente un ambulatorio dedicato dove noi del PIC Team seguiamo i nostri pazienti impiantati, non solo, ma anche pazienti cosiddetti esterni o provenienti da altre strutture nella medicazione e nella gestione di tali dispositivi. Molto importante la gestione perché garantisce una ottimale terapia infusionale e riduce al minimo le complicanze che possono essere dal banale ematoma fino ad arrivare all'infezione. Infatti, secondo le linee guida, viene fatta una medicazione specifica nelle prime 72 ore dopo l'impianto e nei successivi 7 giorni. Ecco, da una chiacchierata in realtà che noi facevamo dietro le quinte, perché è molto interessante capire la differenza appunto tra un PIC e un midline, c'è da dire, come mi diceva prima giustamente Dario, che hanno una lunga durata, sia il PIC che il midline, addirittura penso da 6 a un anno, mi confermi Certo, il insomma questa cosa. midline circa 6 mesi se gestito bene, e il PIC può durare sì anche un anno. E questo, come giustamente diceva lei, permette di avere sempre un accesso venoso pronto, che in alcune terapie è, voglio dire, molto molto importante proprio per salvaguardare quello che è il Patrimonio patrimonio venoso del paziente, venoso. sì. Siamo arrivati, insomma, alla conclusione della nostra chiacchierata. Quello che ci tengo, insomma, a ricordare, che è una cosa che diciamo sempre, è che comunque nonostante il Covid, gli ambulatori qui presso la casa di cura Salus svolgono le loro attività a pieno regime. Ed un'altra cosa che noi solitamente diciamo all'inizio puntata, ma questa volta insomma la diciamo in conclusione, è che se ci vedete così mascherati è perché il messaggio che vi vogliamo mandare è che nonostante insomma le vaccinazioni vadano avanti, ma il virus non si è ancora arrestato. Quindi quello che dobbiamo fare è seguire le linee guida del governo, e cioè protezione e distanziamento, come vedete noi insomma in questo momento. Io Certo. ringrazio il mio ospite. Grazie Cora, un grazie a tutti voi. Vi invito a seguire la pagina Facebook PIC Team Salus di Battipaglia.
Anche io ringrazio voi e vi invito, come ha fatto insomma l'infermiere Dario, a seguire le nostre pagine sia Facebook che Instagram e vi do appuntamento alla prossima puntata.